La prestazione tecnica, la resistenza e la riproducibilità del materiale induce a usarlo anche per la ricchezza, diciamo, della collezione che viene fatta custom made. Per esempio, alcuni progetti che sono stati selezionati hanno realizzato delle piastrelle disegnate dall'architetto stesso. Questa flessibilità di un'azienda che fa tantissimi metri quadri di piastrelle, di lastre, di tutte le misure e poi trovarsi ad ascoltare magari le esigenze di un edificio singolo. Questo è una cosa molto anomala, molto interessante dal punto di vista di uno come me che guarda cosa succede nel mondo dell'architettura. Ogni volta è sempre molto interessante trovare delle proposte anche abbastanza inusuali che raccontano una parte dell'architettura del mondo in fondo. Quindi credo che sia un osservatorio da mantenere e da coltivare.